Ma c'è Gisè? Non far finta di lavorare, eh? Com'è? Allora, a posto? Comunque Gise, e tu hai fatto un bel lavoro qui, eh? C'è uno spazio per le idee, ha dato tante idee, ci ho dato spazio, grazie. Idee grandi, spazi grandi. Questo va su un dopo, sai, ex disabili, il tetto alto. Beh, che sono i meglio di tutti, secondo me. Per chi non vuole mezzi troppo grossi, è top. Senza fare pubblicità alla Fiat. No, però ci vuole un mezzo in quel mondo. E penso che non te lo facci. Ci voglio un mezzo ignorante. Ci voglio un mezzo ignorante. Scommetto che qui ci vanno anche per altezza in questo mezzo, Gise. Qui ci possono stare a dormire in piedi come cavalli. E a proposito, Gise, guarda, ho in mente un'ideina. Mentre venivo qua per farmi una seggiolina solo per me. Perché sì, guarda, veramente. Sono il mio figlio, lo devo fare. Guarda. Quindi ne puro, vuoi? Oioi. Comunque ti sei proprio attrezzato benone. Mi cambia lavoro a comodo, ragazzi. Questa è la Super Panda, noleggiami per avventure. Gise, c'è l'aiutante oggi, va. Devi dargliela a Gise il legnino, Teddy, forza. È mio. E fa impressione vuota così, eh? Eh? Buono. Non c'è più niente. Ascolta, queste qui le puoi infilare dentro quella busta dei panni. Ah, li prendevi? E Ale dice, Teddy, vieni a vedere quanto posto c'è. Cosa vuoi dire? No, volevo dire, no? Che c'è dei cassetti non indifferenti qui dentro. Cioè, guarda quanto posto c'è. E guarda cosa ho trovato anche. Ogni tanto andrebbe smantellata questa macchina. Oh, guarda qua che cassetto. Vieni amore con quella bella cassettina. Sì, sì, dopo ce lo provo subito. Allora, questo è il frigorifero che ora dopo lo prendo in prestito, ce lo provo a misura e questo lo compro. Guardate com'è semplice. Pigi, a casa! C'entra un mucchio di roba, qui c'è anche la vaschettina, ci può mettere. Allora, nei video illustrativi del prodotto fa vedere il ghiaccio, ma ce lo metti. Ma che ghiaccio? È un ghiaccio. Allora, ghiaccio, questo arriva a meno 20 gradi se uno non può. O fai tutto congelatore, o fai tutto... Tipo, compri la ciccia, la vuoi congelare, prima parti, attacchi il congelatore. No, davvero, è bimbino, eh. Non è ingombrante, ma... Adesso ce lo proviamo. Si può mia tenere quello blu, sembra la borsa frigo di quando si va al mare, dai. La osa al nocchio, la sedatura. Ma che qua che basta? Non contribuisce a niente. Lui contribuisce a far casino. Ti sei chiesto a Gise se c'aveva due legnini per accendere il fuoco. Ti sembrava proprio una battuta. Abbiamo anche il piedistallo nuovo. Insomma, che si mangia? Oh. Che si mangia? Ci abbiamo 6 salsicce. Quindi 1, 2, 3, 6, diviso 3, 2 più 6 scamerite tagliate alte rigorosamente. 6 diviso 3,
due. E poi ci sono quattro due. Quindi... D'altra parte gli ho detto che a dieta non sono. Ormai la muta non me la devo mettere più. Io mi sono ormai Giuse ci ha sequestrato per stasera, ci tocca fare una bella grigliata. Oh, si poteva mica mangiare i croccantini, i biscottini. No. Abbiamo deciso di rimanere qui perché insomma alla fine siamo un po' sotto sequestro qui dalla Gislax. Infatti ho messo la panda apposta davanti, almeno tu vedrai, almeno tu butti giù la panda e poi piglio subito il numero di targa, subito. E quindi niente, stasera si dà anche di ciccia, quindi questo vuol dire che se uno mangia tanto ci beve anche dietro. E dopo di conseguenza noi dormiamo qua da Gise. Ma te non eri a dormire, dimmi un po'. Babbo. Lui ha visto le bistecchine, le salsiccine. Ma io mangio così, lo taglio, te mangi. Ah, no. Te volevi proprio il pane morbido. Io l'apro e ci filo di salsiccia. Davvero? Voilà. Siamo cotti, eh? Ho io fame. Ore? Ore... 22:42. 22:42. Ah, perché chi è che lo mangia? Iade è mezza per uno. Madonna, lo fai? A chi mangia meno? Pigia. Comunque, oh, che abbiamo tutti delle scarpe da venerdì sera, eh? Guarda qua. Ma birra ne abbiamo ancora? Sì, io l'ho bevuto di tata finita. Vado a prenderla ora. E portato la miscela? Il gasolio. Andiamo a vedere dove è il maialino, eh. Ah, no. Dice non ho sto piccato. Questi sono tutti materiali. Sì, e oh, che entra l'umido, ci imbarchiamo come le tavole del legno, eh. Eccoci qua nel laboratorio della Giselabs. Cotti. Cotti. E niente, si dorme qui. Ora, non qui sulle sedie, eh. Però qui dormiamo qui dentro nella macchina. Vieni, e... vieni Gise. Vieni Gise, si dà la buonanotte. È timido, è timido. No, che siamo tutti stanchi, siamo già qua, siamo tutti state le facce sconvolte. Si è mangiato all'impossibile. Allora, ci siamo dati da fare e niente. È giunta l'ora di andare a dormire. Noi andiamo a Nanna. Ci vediamo. Si vede prossima. Domani. Buona buonanotte a tutti.